terminando l'anno liturgico, la Chiesa ci chiama a guardare al cielo, alzare il nostro sguardo, a fissare il nostro destino ogni giorno, che è la cosa più importante. Sapere dove stiamo andando e con chi stiamo andando. Dice, chi cercherà di salvare la propria vita la perderà. Si potrebbe anche tradurre un'accezione di questo salvare, anche chi vorrà appiccicare la propria vita, proprio incollare. Cioè chi vive installato e non sa riconoscere Dio, dice il libro La Sapienza, cioè non, nei fatti, negli eventi, nella bellezza, nella natura, ma non solo, perché anche nel dolore, anche in ciò che ti sfugge, non sai riconoscere Dio, non sai riconoscere che sta arrivando il Figlio dell'uomo, cioè che è la visita del Signore, che ti cerca, che ti ama, che è geloso di te. Io sto installato, cioè difendendo la mia vita, mettendo lì un canale intorno, metto le mura, metto un canale, metto un ponte levatoio e difendo la mia vita. E non me la lascio strappare via, non me la perdere, non posso perderla. È perché c'ho una vita limitata, non c'ho la vita di Gesù Cristo dentro. Ho una vita molto limitata. Quando morirò, il mio destino è una porta chiusa, il mio destino è la fine. La fede è una cosa seria, non è una cosa religiosa, la fede nella razza, la fede nella politica, la fede in Dio, alla fine è la stessa cosa, Non è una cosa che mi muove emotivamente, è un rapporto autentico, anche se vogliamo tante volte conflittuale, con una persona viva, lo sposo, Gesù Cristo. Ma se io lo lascio fuori, perché mi lascio ingannare dal demonio come al tempo di Noè, ma al tempo di Lot, il peccato di Sodoma non è la sodomia, quella dopo. Ma il vero peccato di Sodoma, di Gomorra, nella scrittura è non accogliere lo straniero, non accogliere chi ti visita, chi ti scomoda, chi ti disinstalla. Per questo quando il Signore si rivolge alle città sulla riva del lago, Corazin, Cafarnao, dice, ma io sono venuto, ho fatto miracoli, ho annunciato il Vangelo e voi non mi avete accolto. Questo è il punto. Lot è scappato è sfuggito a questa installazione, cioè a questo chiudersi, a questo essere incentrati su se stessi, al punto che tutti dovevano essere come i sodomiti, per questo la sodomia, per questo dovevano sodomizzare gli stranieri, cioè per sottometterli a loro, per essere, e c'erano ancora conservati dei lettini, una cosa assurda, dove le persone che visitavano Sodoma le tagliavano le braccia e le gambe perché dovevano essere identici a quelli di una Sodoma. Tanto era la follia, ma anche noi tagliamo chi c'è accanto, no? Non riconoscendo che è Cristo, e che Cristo lo ama. Deve fare quello che dico io, deve avere i miei criteri, deve avere la mia forma di pensare. Perché quando non c'è lo Spirito, rimane solo la legge. Quando non c'è lo Spirito che mi spinge nell'ignoto della vita dell'altro, anche se non lo conosco, che mi spinge a perdermi, ma proprio a perdermi, a perdere i miei schemi, a perdere tutto quello che io ho studiato, tutto quello che, no, come prete, che bisogna dire questo, bisogna dire quell'altro, oppure la misericordia, tutte queste cose che a volte mi stancano, no, perché si discute, si legge, si scrive su cose che non si devono leggere, né discutere né scrivere, e quello, o c'è lo Spirito o non c'è niente. Di che parliamo? Misuriamo un tanto al chilo di misericordia, un tanto al chilo, allora sono quelli che devono, no, tutta oggi nella Chiesa, alcuni rigoristi, no, non si può dare misericordia senza la giustizia, e gli altri no, ma prima mi si ricorda, alla fine Papa dice, portati dallo Spirito Santo. Se io sono legato a me stesso, se io, perché vedete, mangiavano, bevevano, non c'è qui un peccato, non è che stavo dicendo andavano a prostitute, si drogavano, no, prendevano moglie, prendevano marito, mangiavano, bevevano, c'era la loro vita biologica, però non potevano capire. Quella persona strana che era Noè, che cosa stava facendo? Costruendo un'arca in mezzo alla pianura, l'ho preso per matto. C'è qualcuno che sta costruendo un'arca nella pianura vicino a me, vicino a te? Io credo di sì, è Gesù Cristo che sta crocifisso per i malfattori, che è la stessa cosa, quello che sconvolge completamente la nostra vita. Il peccato aveva raggiunto livelli terribili, infatti c'è bisogno di una nuova alleanza con Noè, non è tutto distrutto, la creazione deve passare per una purificazione, ma il problema vero del peccato è sempre lo stesso di Sodoma, cioè è lo stesso di Adamo ed Eva. Dopo ammazzo, uccido, faccio, ma quello viene dopo. Tutti i malvagi di un peccato più profondo, che l'orgoglio e la superbia, di chi ha tagliato con Dio, il rapporto esistenziale. Allora dice, guarda, Dio è venuto da te. Oggi c'è Gesù Cristo che sta costruendo l'arca
C'è Gesù Cristo che è crocifisso vicino a te, è quello che oggi sarà più assurdo nella nostra vita, è quello che più mi scomoda, è quello che più, no, fa spariglia le carte, è quella secchiata d'acqua in faccia, che ne so, la risposta di una sorella, un problema economico, una famiglia, qualcosa che ti strappa questa colla che abbiamo messo, che è la paura di morire, perché il demonio ci inganna, che la vita in fondo è tutta una fregatura. Che in fondo dobbiamo difenderci, alla quella colla che mi mette lì, con il mio egoismo, la mia superbia, i miei criteri, la mia volontà. E arriva il Signore che mi vuole strappare, cioè mi vuole far perdere la vita. Lì sta costruendo l'arca. Possiamo entrare o rimanere fuori? La stessa cosa. Accogliere o continuare a vivere la nostra vita, convinti che così va bene, convinti. Vedete com'è molto profonda la cosa? Guarda, qui è duro, eh? Ma magari avessimo tutti questa coscienza, in quel giorno due saranno, come si fa, no? A dire che tutto lontana libera tutti. La vita è seria. Io penso che anche chi di noi, preti, educatori, non diciamo questo, non amiamo le persone. Sembra un amore, ma è falso. Non ti preoccupare da tutto, non è vero. Non è vero perché non faccio giustizia alla tua dignità, non faccio giustizia alla tua libertà, non faccio giustizia al tuo valore enorme che puoi rifiutarmi. Per analogia, mi puoi accogliere. Cioè, la grandezza di Dio si vede dal fatto che ha creato gli uomini che lo possono rifiutare. Questa è la grandezza di Dio, la grande dignità che ha dato all'uomo. Due oggi, io e te. Tutti e due possiamo essere presi, certo, oppure no. Cioè, oggi passerà il Signore, l'arca visiterà il Signore. E io posso essere preso o lasciato, posso stare nella mia vita oppure lasciare tutto. Come dice, no? Non preoccupatevi, i beni, le ricchezze, di questo sta parlando, no? Le vostre cose, la ricchezza dice, lascia perdere, vai! È più importante la sorella, è più importante dare la vita a lei, è più importante non giudicarla, è più importante che butti nella spazzatura quello che tu pensi, è più importante di tutto quello che tu hai programmato da 4 mesi. L'atto d'amore è Cristo, è più importante quello. Sei presa, sono preso. Perdonare mio marito, cambiare completamente tutti i miei progetti. Oppure difenderli e sarò lasciato dove c'è il cadavere, la morte, la corruzione. Lo sperimentiamo. Ci difendiamo, moriamo. La perdo la vita, la difendo e la perdo. E questo castello che io costruisco con il ponte levatoio, con l'acqua intorno alle torri, sotto non c'è fondamenta e crolla. Rimango veramente nudo, come Adamo ed Eva, non dopo il peccato. Ma se io rimango attaccato a Cristo e mi lascio portare da Lui dove Lui vuole, lo accolgo, apro la mia vita a Cristo sempre, mi lascio scandalizzare anche a volte, cioè inciampare su me stesso, mi lascio mettere in discussione, allora la ritrovo la vita. Cioè quello che io pensavo di perdere, quella ora di studio, quella ora, quel criterio che io pensavo che era tutta la mia vita, quello che io ho progettato, quello che io ho sempre creduto, quello che lo perdo e poi lo ritrovo trasfigurato nell'amore, che è un altro sapore, un'altra gioia, la libertà di amare. Questo è quello che il Signore oggi ci chiama a vivere. Lasciamoci visitare da quest'arca assurda in mezzo a una pianura. Siamo con gli occhi aperti. E non cerchiamo di distruggere quello che non è secondo i nostri criteri come quelli di Sodoma, ma c'è un'arca, andiamo a vedere, c'è l'amore di Dio dentro, c'è la mia vita lì dentro. C'è lo sposo, c'è Gesù Cristo che mi aspetta, che mi visita, perdiamo la vita in Cristo, perdiamoci in Lui, perdiamoci in quest'arca, entriamo nella storia, entriamo e scopriremo che Cristo lì ci aspetta per darci la sua vita più forte della morte. Là dove moriamo, là dove ci umiliamo, troveremo la vita più forte della morte, la esaltazione. Cioè la resurrezione con Cristo nel seno del Padre, la comunione, l'amore, la pace, la gioia vera.